Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di nuovo video, sono Kusanagi e oggi parliamo di Backroom Web Chop School. Prima di iniziare devo farvi una premessa perché si tratta di un titolo a cui sono molto affezionato, di conseguenza potrei non darvi un'analisi obiettiva al 100%, però tenterò di fare quello che è il mio potere per darvi un'analisi oggettiva e precisa dei fatti. Detto questo, sigla. Beck è un anime di 26 episodi prodotto dallo studio Madhouse e andato in onda su TV Tokyo nell'ottobre del 2004, concluso nel marzo del 2005. È tratto da un manga di Aozo Kishi di 34 volumi e copre più o meno 10 volumi del manga, più o meno il primo arco narrativo. La trama è delle più semplici. Yukio Tanaka, ragazzo di 14 anni, studente delle medie appunto, conduce una vita piatta e tranquilla dalla quale è perennemente annoiato e non trova sbocchi per uscire da una noia mortale che lo affligge continuamente. Di conseguenza l'ingresso di Yusuke Minami, promettente chitarrista di 16 anni, nella sua vita, propiziato dalla Senpai Izumi, che è la ragazza di cui Tanaka è innamorato, comporterà per lui un grandissimo cambiamento e lo aprirà al mondo della musica e a tutte le sue conseguenze. Come vedete si tratta di una trama molto molto semplice che viene però presa e sviluppata in una delle maniere più belle che io abbia mai visto, con molta sincerità. Il filo conduttore delle vicende è uno soltanto, la musica. La musica gioca un ruolo chiave all'interno di tutto l'anime e soprattutto nella crescita psicologica di Yukio e di tutti gli altri comprimari e protagonisti. All'inizio dell'anime Koyuki, che è il soprannome che viene dato a Yukio all'interno delle vicende, subisce una crescita totale. Infatti all'inizio lo vedevamo come un ragazzo apatico che non voleva fare proprio nulla. Però all'interno dei 26 episodi cresce in maniera totale, completa e diventa un personaggio a tutto tondo, maestoso nella sua semplicità e elegante semplicemente nel mostrare quanto possa essere emotivo e semplicemente fantastico come personaggio. Koyuki viene cambiato dalla musica, che contiene nella sua essenza la capacità di rapportare decine e decine di persone, anche che non si conoscono, con una singola nota, un singolo accordo, con un linguaggio semplicissimo che chiunque può imparare. Koyuki infatti, grazie alla musica, riesce a conoscere persone che diventano importantissime all'interno della sua vita, come l'amico Saku, come Mao che diventerà la sua ragazza, come Yusuke che diventerà il suo idolo e mentore poi sostanzialmente, e come gli altri due membri della band, Taiga e Chiba. La musica riesce a cambiare un ragazzo in maniera sostanziale e totale, a legarlo a altre persone e a mostrargli quanto la vita sia bella, presa per com'è. La vita, come ci insegna anche ad esempio Akumana, va affrontata, non fuggita, ed è questo che impara Koyuki e quello che impariamo noi all'interno dei 26 episodi dell'anime. Nel momento in cui Koyuki fugge, tutto gli va storto, ma nel momento in cui imbraccia una chitarra, inizia a cantare, inizia a fronteggiarsi con il percorrersi degli eventi e con le sostanziali catastrofi che avvengono nella sua vita, tutto finisce per il meglio, perché riesce ad affrontare i problemi che gli vanno incontro. La musica è quello che importa nel video di Koyuki ed è sicuramente quella che ci riesce a dare personalmente le lezioni migliori. Esistono tantissimi tipi, ma sono tutti e tutti legati da un'unica sostanziale peculiarità e abilità, quella di riuscire a mostrare il meglio di noi. E Back è uno degli anime che ci insegna una lezione del genere nella maniera più semplice ed elegante possibile. Prende un personaggio, lo evoluziona e gli dà possibilità di evolversi in un contesto a lui non familiare e ostile sin dal primo momento. E quel personaggio non è proprio sostanzialmente quello che siamo noi e lo saremo sempre. Quello che è il tipico adolescente che si trova davanti a un bivio, fuggire o affrontare. E decide poi di affrontare. Questo perché Sakuishi vuole dirci che l'adolescenza va vissuta e non fuggita, non bisogna rinchiudersi in se stessi, ma fare quello che vi ho già detto, affrontare la vita.
La parte tecnica dell'anime, diciamo che va abbastanza particolare, sia quella di una regia molto basata sui silenzi e bassa a valorare il comparto sonoro dello stesso. Infatti ci sono molti momenti silenziosi che vengono riempiti totalmente dalla splendida soundtrack curata dai Beat Crusaders. Per contro, purtroppo, le animazioni non sono quello a cui ci ha abituato la Madhouse, perché ad esempio Death Note, che è, se non sbaglio, del 2006, ha delle animazioni pazzesche che purtroppo in questo anime non vengono mantenute. Sono spesso molto sommarie, molto poco definite e ci sono tantissime ripetizioni di sfondi e animazioni varie, come ad esempio quello del bacino di pesca dove lavorava Yusuke. Vi parlavo appunto della soundtrack, che è semplicemente meravigliosa ed è stata accumulata, riassunta in due CD, Beck e Keith. È stata curata dai Beat Crusaders, che sono un gruppo giapponese ormai disciolto, ma sa mescolare a dovere ogni genere possibile e immaginabile. C'è dal rap al pop, all'hard rock, anche qualcosina di metal. E sicuramente riesce a donare delle emozioni splendide che senza una soundtrack decente non sarebbe riuscite a esprimere. Infatti questa è l'unica cosa che differenzia un po' l'anime dal manga, il fatto che il linguaggio di un manga musicale possa essere espresso logicamente meglio da un anime, però forse secondo me il manga poi nel suo continuo riesce a esprimere molto meglio il messaggio che dà Sakuishi. Di conseguenza Beck secondo me è uno degli anime che bisogna vedere di più in assoluto durante tutta la propria vita, perché dona delle lezioni impeccabili in stile e in narrativa, in quanto ha una narrazione stupenda e di sviluppi storiografici spettacolari, per quanto semplice poi alla fine. Quindi se avete opportunità comprate il cornetto della Dainit, costerà più o meno 30 euro perché lo vedo molto molto bene. E niente, questo era il video di settimana, spero vi sia piaciuto e spero vi abbia apprezzato l'HD. Alla prossima. Stoppa. Eh sì. La